Buongiorno a tutti. Oggi siamo venuti a controllare lo stato dei melari. Ci troviamo nell'apiario quello alto, a 850 metri più o meno. Non avevo fatto mai un video qua perché non ero mai riuscito a portare il cavalletto, l'attrezzatura varie, eccetera, eccetera. Oggi sono venuto, sono le 6:30 credo della mattina, il 10 o l'11 giugno, non ricordo. E controlliamo un attimo lo stato dei melari perché qua siamo sul castagno, ma il castagno non ha dato 0 nettare. Le fioriture alcune sono sfiorite, è fiorito un po' a macchia di leopardo questo castagno. I primi hanno aperto 20 giorni fa, anche se in forte ritardo. Hanno sfiorito, sono sfioriti e alcuni iniziano ad aprire adesso. Sopra, su, ne abbiamo fino a 900 metri castagni. E non so lo stallo perché non riesco a vederli da qua, però apriranno, sicuramente sono agli inizi. Comunque, di fatto è che il castagno non ha dato nettare. Le casse sotto sono piene di polline, giallo, hanno intasato letteralmente il nido, ovviamente, di polline giallo, e i melari hanno sopra del miele chiaro, il rovo, la vitalba, un po' di trifoglio credo e qualcos'altro dal bosco, non so cosa sia. Va bene uguale, noi lo scopo nostro era quello di fare il castagno perché ce lo chiedono in molti. Purtroppo quest'anno il castagno non è stato fatto, avremo altro miele. Non ci lamentiamo, anzi ringraziamo sempre le nostre care collaboratrici api che comunque sia ci hanno dato una grande mano anche raccogliendo un buon ottimo mille fiori di bosco. Controllerò uno o due, devo verificare lo stato della umidità più che altro, perché alcuni sono già opercolati, ma sono percolati a un 20%, per cui non è detto, non è mai per scontato il fatto che l'opercolatura fa sì, è uguale, idem, che il miele sia maturo. No, assolutamente. Lo scorso anno nella stessa postazione qua chiudevano il castagno al 22%, per cui l'opercolatura non dice mai il vero. Va controllata, abbiamo gli strumenti, li controlleremo, e poi se sarà il caso che ci sarà una giusta, adeguata percentuale di umidità, li porteremo in laboratorio a smelare, altrimenti resteranno qua. Quello che succederà, succederà. Se lo asciugheranno va bene, se se lo rimangeranno va bene lo stesso, perderemo un po' di raccolto, però salvaguarderemo le api e il loro benessere. Apriamo questa qui è una famiglia molto forte, è una famiglia, quella con sulla bilancia, è una famiglia molto aggressiva, è sempre stata di natura aggressiva. Questa viene da una genetica che è molto forte, tende a costruire molto, però è comunque molto aggressiva. Allora, le api ovviamente presidiano completamente il melario. Ne prendiamo un paio a caso, questo è tutto chiuso, cioè tutto pieno il melario. Adesso prendiamo un telaino centrale, mi dispiace la ripresa un po' lontana, ma non posso fare altro qua perché la postazione è addirittura un pochettino scomoda, nel senso che mi rimane un po' alta, quindi si fa quello che si riesce a fare. Questo qua è un telaio super pesante, non si riesce addirittura ad alzarlo, come vedete è un telaio, non dei telaini centrali. Come vedete il profumo di castagno adesso si sente. Allora, qua c'è profumo di castagno, è il secondo melario e forse, non so se riuscire a vederlo bene, io non vedo niente, qua contro luce, sì, forse hanno il secondo melario, sono riuscito a portare dentro un po' di castagno. Il miele è più scuro, in effetti è più rosso, e il profumo è il classico profumo di castagno. Quindi, che dire, che sia partito un po' più in ritardo, che abbiano scelto la seconda fioritura, cioè le piante più
tardive magari, perché le prime non avevano dato assolutamente nulla. Diamo un po' di fumo sopra, non dentro, perché queste qua, se decidono di arrabbiarsi, bisogna prendere e andarselo. Abbiamo un altro a caso qua lateralmente e vediamo che succede. Ok, anche questo è pieno, lo stanno opercolando adesso. Il miele è leggermente più chiaro in questo telaio, eccolo qua. Questo è sicuramente della prima, della raccolta di qualche giorno fa, è più chiaro, quindi andrò a verificare lo stato sotto, il melario sotto, in che situazione è, perché se come visto dal telaio centrale, i telai centrali erano stati messi, cioè il melario era stato equilibrato, praticamente erano stati spostati i telai laterali, quelli meno pieni, e spostati al centro. Se questo è al centro, a prima vista sembrerebbe castagno, ciò vuol dire che il sotto, che era vuoto, sicuramente stanno importando castagno. Che faremo? Metteremo, controlleremo l'umidità un attimo e vedremo. Se adesso lo apriamo un altro un po' più laterale, questo è uguale, è quasi tutto percolato, anche questo ha un miele chiaro, non è castagno assolutamente, questo è più chiaro. Dall'altro lato più o meno, ecco, lo vedete anche voi, sono telai molto pesanti. Allora, sotto non lo controlliamo forse. Allora, andiamo un attimino, cerchiamo di rimettere il coperchio a questo, cercando di piacere meno api possibile, perché qua è sempre un pasticcio. Ok, qua ci siamo, qua ci siamo. Adesso alzeremo il melario sotto. Per muovere questo non è una cosa semplice, in quanto l'altezza ci starebbe pure, ma il peso è veramente tanto. E ogni volta spostare 30 kg, perché un malario così all'incirca pesa sui 30 kg. E non è semplice. Adesso lo appoggeremo un attimo sopra l'altra cassa. Là. Oh Dio! Forse lo appoggiamo qua, in basso. Controlliamo lo stato del melario sotto. Adesso voi da lì sicuramente non riuscite, io non so se posso magari avvicinare la camera così, forse magari così si riesce a vedere un po' meglio. Vediamo, perdonate, ma non è facile. Qua già ci sono 30 gradi in più, non siamo nemmeno le 7 del mattino. Allora, questo è il secondo melario, è giunto dopo. Di solito lascio sempre sotto il pieno, però dal momento che era veramente piano piano, dovevano solo percolarlo, ho preferito portarlo sopra. Che fatica. Controlliamo un attimo, questi erano totalmente vuoti, controlliamo se importano qualcosa, perché la bilancia mi dà, i dati della bilancia mi danno un calo di all'incirca di un chilo al giorno, 8 etti, un chilo, dipende. Fino a ieri portavano 3,5, 3,5, 3,7, fino all'altro giorno, fino a un paio di giorni fa. Ieri la bilancia mi dava 8 etti di meno. Per cui, e poi la differenza è che non importano più la mattina, ma portano dalle 15, 16 del pomeriggio fino alle 21. Praticamente la mattina loro non riescono a importare. Sicuramente è troppo caldo, sicuramente il fiore non rende, sicuramente vanno più lontane, il resto non ho idea. Quindi la massima importazione è nel pomeriggio. E qua finora hanno portato di tutto meno che il castagno.
E infatti anche questo sotto lo stanno riempendo, non so se riuscite, ecco, se riuscite a vederlo, c'è del nettare dentro, c'è del miele, un miele chiaro. Iniziano anche qua pian pianino a chiudere qualche cosina, ma ovviamente non è la quantità dei melari sopra. Nel frattempo noi ne abbiamo approfittato per rinnovare la cera, abbiamo messo i telini cerei nuovi, come vedete, il rosso. Io non scrivo la data, ma marco con il colore dell'anno, per cui non mi posso sbagliare. I telai, questi qua, sono mezzi pieni, diciamo tre quarti pieni. Il nettare è sempre chiaro, per cui non si parla di castagne. Il profumo è ottimo, perché quando si apre l'alveare il profumo è ottimo. Più si va lateralmente, e ovviamente non c'è importazione quella che avremmo voluto, ma è normale, non piove da molto, le temperature sono alte, non pioverà per un bel po'. Abbiamo dai controlli un'altra infestazione di varroa, quindi credo aspetterò altri 2 o 3 giorni, controllerò i dati della bilancia e farò il blocco. Il profumo è fortissimo, ma non è profumo di castagno. Dagli ultimi controlli la varroa è presente. È numeroso, purtroppo, ma è ovvio, queste sono famiglie forti da marzo, che sono famiglie sempre su 8-9 di covata, per cui tante api, tanta varroa. Sono famiglie che hanno girato tutta la provincia, di varroa ne hanno raccolta quanto ne hanno voluto. Allora, io sposto solo per curiosità, metto un telaino vuoto, al centro, e lo ricontrollerò fra 3 giorni. Sposto uno di questi ripieni, questi credo che non lo riempiano più, c'è del polline di castagno addirittura dentro, ma ok, questo va bene così. Adesso questo vuoto lo metterò al centro, e fra 3 giorni, se la bilancia, dal momento che proprio quest'anno ha sulla bilancia, se la bilancia mi darà dei dati in positivo, potrò ricontrollare, altrimenti la lascerò stare ancora 5-6 giorni. Toglieremo ovviamente i melari, perché credo che quelli sopra a quel punto saranno, spero, arrivati a un giusto grado di qualità da poter portare in laboratorio. E faremo il blocco, li terremo qua in blocco. Io appena cala l'importazione faccio il blocco. Quest'anno siamo un po' in ritardo con la stagione a partire più lenta, per cui anche tutte le attività delle api sono andate più a rilento. Ci possiamo permettere una settimana, non di più, però di varroa, semmai i blocchi, i trattamenti vanno effettuati. Io vado oltre, chiudo il video per non intrattenervi di più. Mettete un like se vi fa piacere, se il video vi è piaciuto. Fate delle domande, commentate, che vi fa piacere. Condividete il canale, e con la speranza che tutto vada per il meglio, io vi auguro una buona apicoltura a tutti, un buon caldo, attenzione ai colpi di sole. E arrivederci al prossimo video. Ciao ciao!